Oh, finalmente anche a Rovigo c'è la disinfestazione dei tombini sanitaria, penso pagata dal comune. Devo fare i complimenti alla nuova amministrazione, alla nuova giunta, al nuovo sindaco, visto che io abito in via Torquato Tasso 25, un appartamento dell'Ater, il terzo piano. Vivevo qui con la mamma, ma è morta di cancro. Comunque niente, complimenti perché stanno lavorando i ragazzi. Bene, devo dire bene, come vi stavo dicendo, devo dire, qui siamo in casa mia naturalmente, scusate il disordine, che siamo verso fine settembre 2015, che Rovigo, ho visto che stanno anche asfaltando le strade, l'artista parodista, famoso Johnny Schiavo per aver fatto il monumento ai giudici uccisi dalla mafia, sito in piazza Badia Polesine, nelle ville venete, dove ho fatto questo monumento al generale dalla chiesa. In questa crisi generale del 2015 devo dire che comunque il nuovo sindaco, se non sbaglio Bergamin, sta facendo delle cose belle. Io che sono sempre stato radicale lista Pannella Sgarbi, devo dire che vedo che c'è dell'impegno, vedo che c'è anche un buon bilancio tra sinistra e destra, Rovigo, tra centro, vedo che le forze anche contrarie stanno collaborando. E mi auspico che ci sia una ripresa per il 2016 per il mondo del lavoro, per gli studenti, per gli anziani, e sistemiamo anche un po' magari l'euro e che ci sia più tolleranza nei confronti di chi lavora, artigiani, costruttori edili, e che ci sia più flessibilità da parte del fisco di lasciar lavorare anche persone che fanno lavorare gli italiani e non li fanno impiccare. Perciò io vi saluto da Rovigo, e come avete visto c'è stata questa pulizia delle strade, che disinfestazione, che è una cosa bella, era anni che non si vedeva. Complimenti ai cittadini di Rovigo e al comune di Rovigo, che sta lavorando con i soldi che noi versiamo in tasse, perché anch'io come artista, iscritto dal 1982 all'Empals, dove anche i giocatori hanno questo libretto a parte di lavori, io qua ho tutte le mie ricevute dei film che ho fatto, anche di altri lavori artistici, che è sempre stato pagato. Perciò io le mie tasse le ho sempre pagate, non sono miliardario perché purtroppo devo lavorare, e auguro a tutti gli amici italiani artisti che possiamo lavorare. Faccio una carrellata artistica dei miei quadri. Chi volesse aiutarmi, sono anche in vendita, io accetto anche offerte libere, faccio arte contemporanea, futuristica, ve li faccio vedere. Se volete aiutarmi, perché io vivo del mio lavoro, dei miei quadri anche, chiamatemi al 339 85 14 173, ripeto, 339 85 14 173, e Johnny. Andiamo a vedere i quadri che ho in offerta libera, questa mia asta personale. Ecco, questo è il pezzo forte di questa mia collezione privata, perché tante cose le ho già vendute. Chi volesse aiutarmi proprio, perché io vivo di opere d'arte, di design, disegno anche biciclette tra l'altro, questi sono i miei quadri personali che metto in vendita quest'anno a offerta, perciò decidete voi, prezzo di partenza un euro, e qui si accettano offerte. Ne ho venduto ieri uno da amici a 350 euro, ma sono cose anche da 5.000 euro queste qua. Ne ho venduto uno a 800, però accetto anche un'offerta libera, perché sto investendo in un altro settore artistico, la musica, con lo studio che aprirò, che si chiamerà
studio 0425, produzioni discografiche. Comunque, tornando alla mia arte, questi sono i quadri in vendita. Se vi interessano, chiamatemi, ne parliamo, vi fate un'offerta. Paro Vista, l'artista.